Il desiderio di ognuno di noi è di poter avere una vita appagante, sentimentalmente sentirci bene, protetti se necessario e soprattutto riconosciuti e scelti. Se il tuo interesse è proprio quello di poter attirare a te quella che possiamo definire come l'anima affine che tu desideri, ebbene questo video è fatto esattamente per te. Bene amiche, bene amici e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Fabio Nezzak e oggi parliamo di anime affini. Ho già trattato svariate volte questo argomento, anzi tantissime volte, perché è uno dei miei argomenti preferiti, se devo dirla proprio tutta. Però oggi vorrei dare qualche accenno a qualche equilibrio necessario per avere una buona relazione, vuoi di coppia, vuoi comunque relazione in generale, e capire cos'è che frena il non riuscire a riconoscere e quindi ad avere quell'anima affine che tu realmente desideri. Perché? Perché l'anima affine è sempre la persona con cui stai insieme, è sempre affine. Questo è l'errore che a volte noi facciamo. Perché? Perché l'anima affine è affine al tuo progetto inconscio, che rispecchia quindi i tuoi programmi più nascosti, genealogici, vi dicendo. Non è l'anima affine che desidererei, quella che etichettiamo come unicamente anima affine. Quindi capiamoci bene anzitutto su questo aspetto. La prima cosa che dovresti fare è ricercare un perfetto equilibrio tra il mascolino e il femminino. Molte donne, e con questo non sto etichettando nessuno, pensano che il truccarsi, l'abbellirsi, cosa molto bella tra l'altro, denoti un maggiore femminino. In realtà quello è il tentativo di mostrare una parte più perfetta di noi e parliamo di femminilità, ma non di femminino. Vediamo un attimo che cos'è quindi il femminino. Anzitutto può far parte non solo delle donne, ma anche degli uomini. Ci sono uomini con un grandissimo femminino. Il femminino è prima di tutto la capacità di percepire il mondo attorno a noi e noi stessi con dolcezza. Per provare a capire qual è il nostro livello di femminino, è sufficiente, per esempio, vivere una relazione e capire quanto questa ci pesi nel momento in cui l'altro soggetto, il partner o l'amico, quello che è, non riconosce il nostro valore. Nel momento in cui scatta la molla del mancato riconoscimento, bene. Sei uscita, sei uscito dal femminino. Perché non è che tu devi entrare nell'umiliazione, perché questa è la prima paura, ma ogni volta che tu ti irrigidisci per difenderti o per scappare, come direbbe un buon psicologo, bene, stai manifestando una paura. E la paura non è femminino, è la rappresentazione piuttosto del maschio, l'animale per esempio, che deve decidere se attaccare o scappare dal problema che gli si pone davanti. Un sano femminino prevede, per arrivarci, un attento studio di se stessi e anche della propria sfera genealogica. Noi non possiamo evitare di ricordare, di pensare, ad esempio, alle cattive relazioni di coppia che ci potrebbero essere state tra i nostri nonni, nonne. I tradimenti tra loro dove qualcuno ha sofferto tantissimo. Ora uno dice: ma mica l'ho tradito io e nemica mi ha tradito il partner. Attenzione, io non è che dico che deve tradirti o tu debba tradire, sono comunque impulsi che tu hai sul tuo cervello più nascosto che prima o poi, in una forma o nell'altra, che non vuol dire, ripeto, tradire o essere traditi, si manifesterà. Per esempio, attraverso la gelosia, la paura che ciò si rimanifesti, ma non riusciamo a collegare il tutto all'origine sua storica, esempio dei nonni o dei genitori. Un altro elemento molto importante per capire quanto siamo nel femminino è vedere quanto noi riusciamo a bastarci da soli. Cosa significa questo? Molte persone dicono: ah, io sto bene da quando sto sola, ho ritrovato me stessa. Certo,
Ci sono delle fasi dove è buono arrivare a tanto, però questo molto spesso nasce per una cattiva relazione precedente, per un insuccesso, per una sofferenza o molto più spesso per la paura estrema di riessere abbandonati e nemmeno ce ne rendiamo conto. Con questo non vuol dire che una persona debba per forza avere un partner, però dobbiamo farci delle domande a questo punto. Nel momento in cui noi siamo gioiosi di vivere addirittura una relazione di coppia dove non chiediamo se l'altro ci dà attenzione o meno, bene, a quel punto noi siamo pronti, siamo nel femminino. Queste cose la coscienza non le accetta. Perché? Perché gioca sempre in difesa. Non riesce, diciamo, a creare una certa amicizia con la parte più arcaica del cervello. E questa è una parte molto profonda di noi che va capita e studiata in profondità. Un altro degli elementi importanti è capire quanto rancore noi nutriamo rispetto a un genitore, perché loro sono i nostri primi partners. Del resto, come dico durante le serate, dentro la parola amante, e non sto parlando di storia parallela al matrimonio, ma della persona con cui tu puoi condividere una vera e propria gioia e passione, c'è dentro una sorta di castello di lettere e sillabe, che poi il linguaggio dell'inconscio è fatto di sillabe e tanti altri schemi, che dentro la parola amante, dicevo, c'è scritto mamma in te. Cosa significa? Che il tuo o la tua partner è comunque la proiezione di uno schema iniziale che parte dai genitori, se non addirittura quando tu eri feto in pancia di tua madre. Parlando di rancore, io non mi riferisco al rancore di quando hai litigato 10 anni fa. Io parlo di un rancore molto più profondo, molto più nascosto, che non ammettiamo nemmeno noi stessi. Però ti sarò di aiuto. Nel 99% dei casi le persone pensano che il rancore ce l'hanno con un genitore. In realtà calcola sempre che ce l'hai con l'altro. È semplice a volte capire lo schema. Ti faccio un esempio. La parte destra del tuo corpo, già magari saprai queste cose, è associata al rapporto con tuo padre. La parte sinistra invece rappresenta il rapporto che hai avuto e che hai con tua madre e comunque con tutte le persone con cui poi interagirai di sesso maschile e di sesso femminile, anche se l'origine dei fatti parte sempre dai genitori. Se tu dici io ce l'avevo con mio padre, ero arrabbiato perché ci faceva soffrire, ma è la parte tua sinistra fisicamente più debole e a soffrire di più, fatti una domanda, perché la parte a sinistra è la madre. Del resto, e qui apro e chiudo subitissimo la parentesi, nella nostra parte inconscia la mamma poverina viene quasi sempre etichettata male quando c'è un problema. Perché? Perché la parte inconscia, parlo di inconscio collettivo, che dice mio padre era alterato, mio padre ci rispettava poco e via dicendo, accusa l'inconscio, la madre, di non essere stata sufficientemente adeguata per creare attraverso l'energia del focolare quella compassione, quella dolcezza nel nido tale da plasmare la situazione. Lo so, fa un po' inorridire se vogliamo, e non me la vogliate voi donne se l'inconscio utilizza questi codici, però ormai dopo quasi 6.000 casi che ho analizzato è sempre quella la dinamica. Una delle primissime cose che ti suggerisco di fare è di cominciare a reinnamorarti di te. Certo, l'avranno detto in milioni tutto questo, però fallo veramente. Comincia ad apprezzare le tue braccia, le tue mani, ad avere un po' quella modo di apprezzarti che magari finora non hai saputo dare a te stessa. Così, solo così il partner rimarrà attratto nel starti vicino, perché se tu non ami a sufficiente il tuo corpo, nemmeno il partner potrà amare il tuo corpo a tal punto. Questo non significa che comunque non lo possa già fare, ma una vera rivoluzione parte sempre da dentro noi stessi. Quindi questo significa che l'anima affine a cui tanto tu aspiri come modello può bussare veramente alla tua porta solo nel momento in cui tu sei veramente pronta o pronto, a seconda del sesso. Non quando non sei pronta. L'essere pronti significa aver fatto un viaggio verso una rivoluzione di sé.
E ricordati sempre, mi permetto di dirlo con molta convinzione, che numerologia insegna attraverso il numero 15 che per guadagnarti la passione devi lavorare soprattutto sulla tua rabbia, quella più nascosta, quella che abbiamo tutti, consolati, non ce l'hai soltanto tu, ma è quella più nascosta. Un'altra delle cose più importanti che dovresti fare è cominciare, e qui è un po' difficile, lo so, a smettere completamente di provare il desiderio di giudicare gli uomini, le donne. Lo so, si fa fatica, ma chiediti perché giudichiamo. Perché giochiamo in difesa, perché difenderci ed eventualmente umiliare l'altro è un modo che noi abbiamo da sciocchini per valorizzare di più noi stessi, e molti adottano questa pseudo strategia perché non hanno altre risorse disponibili in sostanza. Altro elemento fondamentale è cercare di percepire quali erano i contrasti, i rancori e le insoddisfazioni tra i tuoi genitori. E ti ricordo di non etichettare dando più valore all'uno o meno valore all'altro e via dicendo, perché quello sarebbe già un punto di partenza sbagliato. Ma capire come si svolgevano i fatti è importante, perché senza che ce ne rendiamo conto tendiamo sempre a perpetuare gli stessi ed identici schemi, anche se ci sembra impossibile. Uno dei mantra che ti consiglio di recitare parte molto da Bert Hellinger, l'ho estrapolato e elaborato un po' a modo mio, però la fonte è Bert Hellinger, per chi non lo conosce è il padre delle costellazioni familiari. Bene, me lo sono scritto qui e te lo leggo, tanto sono due righe. Te lo puoi ripetere quelle tre volte alla sera. Io e la mia anima affine siamo distinti dai nostri genitori. Noi siamo qui, loro sono lì. È un modo, a livello diciamo inconscio, di distinguere le due storie, non di creare un mix, se non una sorta di transfer senza che ce ne rendiamo nemmeno conto. Sarebbe buono che questa frase, questo mantra, tu lo recitassi anche rispetto ai tuoi nonni, alle tue nonne, perché molto spesso durante le sessioni, quando analizzo i fatti, specialmente le persone che hanno si sono unite, voi donne, per esempio, ad un uomo che è decisamente più anziano di voi, 7, 8, 9 anni, è già un punto di partenza, quello può essere o il padre, ma addirittura essere il nonno, un desiderio inconscio di unirsi al nonno, anche se tuo nonno non l'hai mai conosciuto. Perché questo? Perché ci potrebbe essere nella tua famiglia un bambino che è rimasto orfano di papà a 3 anni, ipotesi, me la invento, non è che deve essere 3 anni, e il desiderio di riaverlo era grande. Nasci tu, magari addirittura pensata maschio come quel bambino, desiderata maschio più che altro, e ti sposi a un anziano, tra virgolette anziano, perché rappresenta il nonno. Nessun difetto, nessun errore, è solo perché tu prenda coscienza dei meccanismi che stanno eventualmente interferendo con quella che è la tua anima affine, nulla togliendo a qualsiasi tuo partner che tu possa aver avuto o che tu possa avere o che tu avrai nel futuro, perché tutti comunque sono persone da amare e che comunque a modo loro ti amano. Bene, se questo video ti è piaciuto ti chiedo di condividerlo eventualmente sulla tua bacheca o con le tue amicizie. Come sempre qui sopra, per chi mi segue da Facebook, il link per fissare una sessione con me per dare una svolta alla vita, o qui sotto se mi segui invece da YouTube. Un grandissimo abbraccio dal vostro FabioNezzac.net.